paesino della costa tirrenica cosentina, San Nicola Arcella. Mare, sole e un paesaggio mozzafiato. Una giornata soleggiata del mese di giugno. La scuola si era chiusa da una settimana e un gruppo di amici decise di incontrarsi al belvedere e trascorrere un pomeriggio all'aria aperta. Un chilo di pomodori e tre zucchine scure e tre chiare, per favore. Pure qualche cipolla di tabacco. Accolgono di buon grado l'iniziativa, guardano insieme il video, fanno segni di approvazione, parlano tra loro per organizzare il picnic. Naturalmente dal confronto nascono altre idee e qualcuno prende appunti sul cellulare su cosa integrare. Si danno appuntamento al giorno successivo per trascorrere insieme un'altra giornata. Nel frattempo arriva un altro gruppo di ragazzi e sembra proprio che ci sia un po' di tensione tra i due gruppi. Guardate, c'è i cibi salutari, chissà cosa ci fanno qui, ce l'hanno copiato, come sempre. Sì, hanno un gesto con loro, forse sono qui per fare un picnic. Affrettiamoci, magari riusciamo a scroccargli qualcosa. Non ti basta già quello che abbiamo noi? Lo sai che mi diverte prendere un po' in giro. Andiamo! I due gruppi si sistemano, i cibi salutari si sistemano all'ombra degli alberi, stendono la tovaglia, apparecchiano con cesti pieni di frutta e verdura di stagione. Gli junk food si sistemano alla meglio e cominciano a tirar fuori i cibi spazzatura. Patatine, panini imbottiti, bibite gassate, dolciumi vari. Ed ecco che la pace viene turbata dalle prime scaramucce. Ed iniziano le prime frecciatine amare e sagaci. Ah, guardate quei perdenti, sembrano tutti così perfettini. Ah ah. Perdenti sarete voi. Noi siamo ricchi di proprietà nutritive. Io sono la pera e sono ricca di fruttosio ed un basso apporto di calorie. Anche io sono ricco di proprietà. Sono il broccolo ed ho molto ferro, calcio, selenio e magnesio. Note sono le mie proprietà antitumorali. Io rappresento i dolci e i zuccheri. Lo sapete che ne facciamo bene alla mente? Io sono la melanzana. Sono fonte di fibre ed ho proprietà lassative. Sono un ortaggio consigliato anche in caso di anemia, aterosclerosi, oliguria e gotta. Sono note le mie proprietà depurative, antinfiammatorie e diuretiche. Io rappresento le bibite gassate. Noi leviamo lo stress e la depressione. Combattiamo l'insonnia. Io sono il pesce, faccio molto bene alla salute e posso vivere in acque dolci o salate. Sono ricco di magnesio e di omega 3. Io sono la mela,
sono ricca di vitamina A, D e di calcio. E poi, come dal detto, una mela al giorno toglie il medico ritorno. Vogliamo parlare del pomodoro? Sono un ottimo vitaminizzante e mineralizzante. D'estate rinsido le perdite dovute al caldo e alla sudorazione. Sono un ottimo diuretico, rinfrescante e depurativo. Dopo poco la situazione degenerò. Le urla avevano disturbato la quiete pubblica e qualcuno aveva avvisato il comando dei vigili urbani. Che sta succedendo qui? Hanno iniziato loro e comunque glielo dico anche a lei, vigile. Noi siamo e resteremo i migliori. Io sono la fragola, sono piena di vitamina C, acido folico e potassio e prevengo le malattie cardiovascolari. Non mi interessa, state facendo troppa confusione e state disturbando la quiete pubblica. Ricca di vitamina C, di beta-carotene. Basta! Vado a chiamare il sindaco. Io aiuto anche le dita bimbe che sono sane e forti. Ho detto basta a tutti. Il vigile, non riuscendo a calmare gli animi, prende il cellulare e chiama il sindaco. Sindaco, presto, presto, corre al monumento, c'è una rissa in atto. Presto, presto, solo lei può risolvere questa situazione. I due gruppi continuarono a guardarsi in cagnesco e a farsi delle smorfie, mentre il vigile parla col sindaco al cellulare. Dopo pochi minuti arriva il sindaco. Buon pomeriggio, Giovanni. Mi è tirato giù dal letto. Sto facendo il mio pisolino pomeridiano. Spiegami, cosa sta succedendo? Buon pomeriggio anche a lei, signor sindaco. Mi dispiace di averla buttata giù dal letto, ma questi due gruppi stanno discutendo per decretare chi sia il migliore. Signor sindaco, lo sa pure lei che noi siamo i migliori, perché loro, oltre a portare una grave bulimia, portano anche all'obesità. Non è vero, voi siete veramente banali, noi siamo i migliori. Siamo la consolazione per chi è depresso. Su dai, un po' di grasso non ha mai fatto male a nessuno. Basta! Ascoltate il sindaco. Ragazzi, è inutile che litigate. Alla vostra età dovreste capire quali sono i principi di una sana alimentazione. Non c'è dubbio che voi siete molto gustosi, ma sono loro i veri cibi sani. Essi vanno mangiati in grandi quantità e quotidianamente, mentre voi, cibi non sani detti cibi spazzatura, se ne devono assumere piccole quantità una volta alla settimana. Ok, signor sindaco, grazie, seguiremo il suo consiglio. Il discorso del sindaco aveva colto nel segno. Alla fine tutti i cibi capirono che i loro errori e si scambiarono sorrisi e segni di condivisione. Bene ragazzi, vedo che avete capito. Adesso date il buon esempio e create un piatto in base ai consigli che vi ho dato. Ragazzi, crediti di creare un piatto che collega tutti noi, nelle giuste proporzioni, vero signor sindaco? Ottima idea, come sarà il nome del piatto? Lo chiameremo piatto in forma. Ognuno prende un cibo disegnato su un cartoncino e lo posiziona nel piatto in forma, che si riempì di lì a poco di cibi squisiti. Il piatto venne diviso in quattro parti: gli ortaggi e la verdura, la frutta, i cereali, da preferire quelli integrali, le proteine, l'olio extravergine d'oliva per il condimento e l'acqua, almeno 2 litri al giorno per idratarsi, la fanno da protagonisti al centro del piatto. I cibi spazzatura vengono inseriti fuori dal piatto è dato ai giovani e non solo. Non riescono a rinunciarvi. Si consiglia quindi di consumarli una volta a settimana. Bravi ragazzi.
ecco a voi i personaggi che hanno interpretato il cortometraggio dal titolo Il piatto in forma. Patatine fritte, Gabriele. Pesce, Giuseppe. Mela, Rosalba. Fast food, Luca. Caramella, Federica. Pomodoro, Naike. Broccolo, Emanuele. Pera, Giulia. Fragola, Serena. Carota, Lavinia. Melanzana, Daria. Bibite gassate, Karin. Vigile urbano, José Antonio. E il sindaco, Thomas.